Altra giornata convulsa ieri per Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Il suo capo, Matteo Salvini, e la distintissima Moratti, assessore alla salute, che non sta per niente bene la salute dalle parti della Lombardia. Mentre Salvini si sbraccia e arranca e si affanna per dare la colpa dei dati sballati della Lombardia al governo nazionale, ora ci sono anche le mail che testimoniano come proprio la regione non avesse compilato tutti i campi che doveva compilare nei moduli da spedire regolarmente all'Istituto Superiore della Sanità. Esattamente come quelli che non leggono le noticine dei contratti che firmano e poi si ritrovano la casa zeppa di enciclopedie. Il 20 gennaio il direttore generale del welfare in regione Marco Trivelli invia una mail all'Istituto Superiore della Sanità che dice chiaramente: Gentilissimi, tenuto conto dell'integrazione nel flusso dati trasmesso mercoledì 20 rispetto al flusso trasmesso mercoledì 13, effettuata a seguito del confronto tecnico tra IS e DG Welfare e relativa alla riqualificazione del campo stato clinico d'assenza di informazioni in merito alla presenza di sintomi in stato asintomatico nei casi con data inizio sintomi, si chiede la rivalutazione dell'indice RT sintomi per la settimana numero 35. Ora per allora, cordiali saluti. Quella che Trivelli chiama riqualificazione è semplicemente un errore della regione. E a causa di quell'errore, l'RT della Lombardia risultava 1,4 invece che 0,88, poiché a causa del mancato aggiornamento dello stato clinico risultavano molti più sintomatici di quelli che erano realmente. In un paese normale, un presidente di una regione che commette un errore del genere, stiamo parlando l'Erronia, zona rossa, sarebbe costata circa 600 milioni di euro alla Lombardia, 200 milioni di euro solo a Milano, avrebbe provocato le immediate dimissioni dei cialtroni al governo. Invece la Lega, per bocca del suo prode Salvini, decide di buttarsi sulla strada delle menzogne e addirittura rilancia. Sentite cosa ha detto ieri Salvini. Dice: C'è stato un clamoroso e drammatico errore di calcolo sulla pelle dei cittadini fatto dal Ministero della Salute. Speriamo che Speranza sia ministro ancora per poco. Di danni ne ha fatti abbastanza. Tutto falso, ovviamente. Nessuna prova a supporto di questa sua affermazione. Niente, di niente. E se pensate che sia un atteggiamento solo del segretario della Lega, vi sbagliate di grosso. Ieri tutti i presidenti di regione leghisti sono accorsi al fischio del padrone, firmando tutti insieme una lettera in cui chiedono una revisione immediata delle procedure per determinare il colore dei territori, in modo, scrivono, da affrontare con serenità maggiore una grave situazione. Fa niente che quelle siano sempre le stesse procedure dall'inizio della pandemia. Fa niente che solo la Lombardia abbia sbagliato, mentre tutte le altre 20 regioni hanno capito fin dall'inizio che cosa dovessero fare. Niente di niente. Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, Christian Solinas della Sardegna, Spirlì in Calabria, Donatella Tesei in Umbria, addirittura Fontana ha firmato, Lombardia e Luca Zaia hanno deciso di esporsi così al pubblico ludibrio. Ah, a proposito, proposte? Nessuna, ovviamente, come sempre. Guardate, è il metodo leghista. Dire una bugia, ripeterla, farla ripetere a tutti gli schierani, gridarla in coro, insistere fino ad ammaestrare i propri elettori. Ridurre una questione tecnica ad una barzelletta superficiale di propaganda. Non entrare mai nel merito della questione, ma rilanciare sempre con un nuovo nemico da additare, senza nemmeno passare dalla verifica dei fatti. Poi c'è il loro viscido gioco delle amicizie perverse. Matteo Salvini, quello che indossa la mascherina con il volto del giudice Borsellino, ha avuto il coraggio di proporre Berlusconi presidente della Repubblica per dire cosa riescono ad essere, fin dove riescono ad arrivare. Ora chiudete gli occhi e immaginate al governo delle persone così. Buon martedì.